Un'auto è andata a fuoco per cause accidentali questa mattina, poco prima delle 6, a Lucrezia di Cartoceto. A dare l'allarme è la stessa conducente dell'autovettura, una donna residente del posto che aveva appena percorso poche centinaia di metri, la quale ha notato del fumo denso e grigiastro sprigionarsi dal cruscotto. La donna, che stava procedendo lungo la Flaminia in direzione Monte, ha fatto appena in tempo ad accostare l'auto, che dal vano motore si sono sprigionate lunghe lingue di fuoco che hanno ben presto avvolto per due terzi l'auto. Sul posto, in pochi minuti, è arrivata la squadra dei vigili del fuoco di Fano, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'auto, una Opel Corsa alimentata a gas GPL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Colli al Metauro per gli accertamenti di rito e per regolamentare la circolazione durante le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. La donna non ha riportato alcuna lesione e nessun altro veicolo è stato coinvolto nel rogo.